questa rosa saranno tutti importanti in ogni momento della stagione. Così Rafa Benitez ha preparato il terreno alla prima rotazione stagionale. 6 undicesimi nuovi dentro Mesto, Armero, Cannavaro, Gemaili, Pandev e Mertens. Il solo Higuain in attacco, in panchina Amsic. Colantono vara un 3-5-2 mascherato con l'innesto di Lucchini in difesa e l'esordio dal primo minuto di Baselli, arbitra Rocchi di Firenze alla 145esima in A. All'undicesimo minuto il primo tiro dell'Atalanta con Cigarini che chiama all'uscita Pepe Reina, in due tempi il portiere spagnolo. Al dodicesimo ancora Atalanta da Del Grosso verso Denis, il suo piattone trova preparato l'estremo difensore napoletano. Sul capovolgimento di fronte Insigne, pesca Pandev il sinistro e la parata straordinaria di Consigli che le toglie il gol al Napoli. Poi è sempre solo Napoli, il tiro di Pandev che sfiora il palo al 26esimo con Colantuono fuori dai gangheri, con la conclusione di Hiller dalla distanza, perché negli ultimi 16 metri il Napoli fa fatica ed è l'Atalanta a mettere il naso fuori, ma il tiro di Cigarini non trova il bersaglio della porta napoletana. Sullo scadere del primo tempo Gemaili sempre dalla distanza palla fuori. Con le immagini di Nunzio Petricciuolo andiamo alla ripresa e dopo 50 secondi Insigne si muove bene all'interno dell'area, ma il suo tiro è debole, nessun problema per Consigli. Dopo un minuto e mezzo guardate che parata straordinaria per Pepe Reina, il tiro è di Denis, colpo di reni del portiere spagnolo e palla tolta dal Seppe, pericolo per Benitez, mentre qui Insigne vola via sulla sinistra, tocco delizioso per Higuain che alza sopra la traversa. Siamo al quarto minuto, il Napoli insiste sulla destra, il cross di per Insigne che però sbaglia la misura del suo tiro. Poi ancora il da fuori area in due tempi Consigli, è un assedio, siamo al decimo minuto, solo su punizione si vede l'Atalanta con il giovane Baselli. A questo punto il Napoli reclama il rigore al ventesimo per questo contatto Caglie con Baselli, entra Amsic al posto di Pandev, è la scossa per il Napoli, Insigne per Amsic, l'assist per Higuain e la rete dell'argentino al 25esimo, il primo gol al San Paolo per il Pipita, preziosismo di Amsic in posizione regolare, ma l'assist di Insigne, la verticalizzazione del talento di fatto maggiore è stata memorabile. Comunque serviva Amsic, la solitudine del portiere nell'esultanza di Pepe Reina. L'intervento in gamba tesa di Cigarini, per lui il secondo giallo, ma le immagini evidenziano come non tocca Callejon. Atalanta in 10 dunque al 29esimo minuto. Il Napoli ci prova ancora con Higuain che supera due giocatori, ma qui Consigli salva sulla sua puntata in avanti. Poi Callejon in scivolata coglie l'esterno della rete. Sostituzioni anche nell'Atalanta che va a rinforzarsi con Livaia. Poi il colpo di tacco di Gemaili per Higuain, guardate qui che capolavoro per il raddoppio del Napoli, firmato Callejon, terza rete in tre partite per lo spagnolo, poi l'opportunità per Armero che però incespica nel momento di andare a concludere. Siamo ormai sul finale di gara, un'opportunità ancora per Amsic, il suo diagonale viene parato da Consigli a terra, avrà un'opportunità ancora Higuain, guardate come si libera bene della difesa atalantina, ma il suo diagonale finisce sul fondo. Ancora Napoli che cerca costantemente il terzo gol con Callejon che trova il pallonetto su Consigli, non è così fuori dai pali il portiere bergamasco che riesce a bloccare la sfera. Finisce 2-0 per il Napoli sull'Atalanta con le reti di Higuain.